È arrivato il momento di svapare. Svapomue. Allora, nel frattempo voglio dire che per quanto ci riguarda, noi ad oggi ancora non abbiamo avuto un giorno di difficoltà, perché in realtà questa mancata raccolta della frazione dell'umido è da giovedì. Noi giovedì avevamo il conferimento della plastica, quindi venerdì quello del sacco indifferenziato. Ad oggi non abbiamo avuto ancora difficoltà. Sto in contatto con il Pini Ambiente, perché lì sembra che ci sia un problema con la discarica per delle autorizzazioni. Stanno trovando una discarica alternativa, da quello che ho saputo in questo momento, per cui molto probabilmente, con molta probabilità, si raggiungerà un accordo entro mezzogiorno, e quindi rientra questa situazione di crisi. Viceversa, se non si trova questo accordo, allora faremo subito un comunicato per dire ai cittadini che l'umido domani non va conferito, però siamo in attesa, fiduciosi, che la questione rientri, insomma. Sindaco, altre novità? Niente, novità, ci sono diversi lavori che sono stati appaltati, quindi i cittadini di Cervinara vedranno diversi interventi in questi giorni. Alcuni sono iniziati, la scuola al capoluogo con relativa sistemazione della palestra, i lavori sono già in corso, poi vi è la sistemazione dell'ingresso praticamente dello Stadio Canada, dove anche lì stiamo facendo il manto impermeabile perché ci pioveva dentro, insomma. Poi a breve iniziamo, siamo in attesa solo di definire il contratto, il parcheggio al Palacaudium. Daremo un tocco anche al cimitero, ci è stata affidata la gara per la sistemazione di tutto l'ingresso, praticamente con il rifacimento dell'intonaco e la pitturazione dello stabile d'ingresso appunto al cimitero. Una sistemazione, un'altra garetta che è partita proprio ieri per la sistemazione anche del parcheggio. Vi è la sistemazione del teatro, dove il pavimento in parquet in effetti si è sollevato tutto quanto, e quindi anche lì andiamo a fare questo intervento di manutenzione per ripristinare sia il pavimento che un poco l'impatto generale del teatrino. Insomma, stanno diverse situazioni in atto, e poi si stanno definendo le gare per le fogne di valle e dei Salomoni. Sempre domani ci inizieranno lavori di manutenzione delle cose più urgenti, più necessarie al Parco Zanussi, che è un parco di prefabbricati pesanti dove pochi sono stati gli interventi, per cui si va a rimediare temporaneamente quello che si può rimediare. E niente, poi abbiamo in animo con questa primavera di un appuntamento proprio martedì di completare innanzitutto l'impianto di videosorveglianza, mettendo tutte le telecamere alle entrate del paese, così completiamo il progetto, e poi la installazione di tabelloni in forma città in diverse frazioni che oggi ne sono sprovviste, e in più poi il rifacimento di alcuni tratti di manto stradale, di strade comunali, insomma. Si sta lavorando bene. Grazie.